È già uscita, è già uscita. Ma lo voglio tenere giusto, ma mi sono tenuto. Trascina la fuori. Eccole qua ragazzi, mi sono appena arrivate le nuove versioni di Level Up, ovvero i nuovi hydration drink di Level Up. La versione di Level Up con zero caffeina, zero zucchero, adatte a tutte le età perché contengono un sacco di vitamine dentro, ovvero la nuova Nuke Edition. Eccola qua ragazzi, in due formati, il formato da 49,99€, ovvero il formato standard maxi, e abbiamo anche il formato mini che costa esattamente 29,99€. Vi ricordo che utilizzando anche il codice sconto Tecnoid avrete esattamente diritto a uno sconto del 15%, tutto ciò ragazzi disponibile fino al 24 aprile. Vi ricordo che le precedenti versioni di Hydration Drink sono esaurite in 24 ore, perciò mi raccomando ragazzi, qui sotto regà troverete il link per utilizzare subito sia il codice sconto e soprattutto per accaparrarvi una versione di Level Up. Let's go ragazzi, andiamo subito ad assaggiare il nuovo Nuke Edition versione Hydration Drink. Mezzo litro d'acqua, un misurino di Nuke Edition versione Hydration Drink, versiamo nell'acqua e ora shakeriamo. E ora andiamolo subito a degustare. Ragazzi, è esattamente uguale alla versione normale di Level Up, ovvero la Nuke Edition, esattamente uguale a quella normale e soprattutto, raga, dissetante. E questa, vi ricordo, in due formati, formato normale, formato mini. Entrambi, raga, disponibile esattamente da oggi alle 18, perciò mi raccomando, affrettatevi. Vi ricordo, codice sconto Tecnoid per avere il 15% di sconto per provare la nuova versione degli Hydration Drink di Level Up, l'energy drink fatto dai gamer per i veri gamer. E bravo tutti per il me, benvenuti in questo nuovissimo video, come sempre state con noi, e siamo ritornati ragazzi in un nuovissimo vlog. Oggi ragazzi, come vedete, vi stiamo portando il dietro le quinte di quello che sarà il trasloco per portare tutto dalla Stream House. Vi volevo dire una cosa, già ieri dovevamo appunto partire, prendere un furgone e andare a prendere le cose su. Solamente che abbiamo avuto alcuni problemi, perché ieri abbiamo incontrato un tipo che era bello duro, eh. Ieri c'era un tipo duro che non ci ha voluto dare il furgone, magari perché ci ha visto che siamo messi così. Lui c'ha i capelli verdi, io avevo i capelli blu, però magari... Non ha sentito il nome, il... È un tipo, no, il, il Fargoni. Fargoni, bravo. E in, guarda, pratica, guarda, in pratica oggi stamattina insieme a Brassio e appunto Antonio, che li vedete che uno è lì, l'altro è direttamente dall'altra parte, siamo venuti a prendere questo furgone che avete appena visto. Solamente che ci siamo accorti, Fargoni Moonbeam, perfetto, quello là in fondo. Solamente che abbiamo dato il pagamento tutto quanto, ma al momento del ritiro del mezzo c'è una ruota ragazzi che sta esattamente a terra. Venite che ve la faccio vedere. Quando dicono che il buongiorno si vede dal mattino, il buongiorno infatti si sta vedendo dal mattino. Però noi non ci demoralizziamo, noi non ci demoralizziamo mai. Noi ce la faremo mai. Eccoci qua ragazzi, in pratica ci hanno detto che questo furgone non ce lo possono dare, perciò la soluzione più veloce che ci hanno proposto è quella di andare a prendere alla loro sede a Imola, perché adesso attualmente siamo a Bologna, la loro sede a Imola, un furgone uguale, identico, wow, a questo. Ma la cosa bella è che Antonio, per tutto il tempo che noi intanto parlavamo con la signora, facciamo vedere, è stato tutto il tempo là a fare i nodi, perché capito, cioè ci diceva guarda i nodi non si fanno così, faccio vedere come si fanno i nodi. Ma che a fare i nodi, mentre la posta le ciglia, perché c'era un bordello lì, non so, si vede che legavano, non so che cazzo. Ma io che cos'è che ti avevo detto? Io gli ho detto lascia stare, aspettiamo di vedere se ci danno tempo, questo, non no. Oh, sai qual è quello che dobbiamo usare? Sì, qual è quello che dobbiamo? Questo dobbiamo usare. Sì, sì. Cos'è quello di questo? Fallout, mi Fallato Antonio. Eccoci qua ragazzi, in questo momento siamo a Stream House. No, dov'è che siamo? Siamo a Imola. A Imola, mi sono scordato il nome, volevo dire Imola, mi sono buggato. Eccoci qua, abbiamo preso un furgone esattamente identico a quello che c'era prima. Ci hanno fatto... Senza le corde però. Esatto, senza le corde, perciò Antonio prima ha passato tutto il tempo a fare le corde eccetera eccetera. Alla fine non ci stanno servendo e tra l'altro manco ci sono. Perciò ci dovrei assolutamente recuperare delle corde. Ci siamo ragazzi, stiamo per partire. Nel mentre abbiamo Brasiu, nel mentre abbiamo... Oh cavolo, questa signora non si riprende. Stavo per riprendere la signora che ci ha dato il furgone. Oh Brasiu, allora, è tutto a posto? Siamo pronti? Dai, let's go, si parte. E ora, let's go che si va su a Como. Oserei dire, per l'ultima volta. Ragazzi, stiamo in Stream House. Stiamo togliendo tutte le cose. Come vedete, questa è un po' della mia stanza, ragazzi, che è tutta completamente smontata. Se state sentendo il casino è perché stanno spostando la libreria intera. Venite qua a vedere, guardate qua. Però sì, vai, tu sali su, lui scende. Io sono al mio tre, raga. Lui, tu devi salire, tu, altro non toccare niente, eh. Vai, 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 vai. Ok. Oh, c'è sopra, sopra. Vai così, te lo tengo dritto. Ok. Ok. Scendi giù il più possibile.
Vai, vai, piano, 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 piano. Vai. Oh, potete venire verso di me, Brasio, fermo, fermo lì. Per me, ragazzi, sono io che li sto solamente guardando. Sto facendo far tutto quanto a loro. Bella, Brasio. Bella. Da che la casa che poi preme Lazio, ma sto qua a sparare. No, ascoltatemi, vi guido io da qua, guarda. La deve abbassare da qua e tirare da là, così quella punta scende giù. Ma Fra, ma guarda che da prima se non spingo va contro lì. L'unico che qui sa fare i traslochi è Antonio. Tutto il resto noi ragazzi siamo super improvvisati. Vediamo se, se riusciranno a farla passare oppure no. Attenzione sopra, attenzione sopra. Ce l'ho io, ce l'ho io. Attenzione sopra. Fermo. L'altro sa solo parlare. Che c***o, stai zitto. Io ragazzi urlo giusto per far scena, nel senso che anch'io sto aiutando perché io guardo da qua. E riuscito con quest'angolo di qua, non è? Hai scoperto la cagata, per forza non è perché il muro. C'è il muro, alto, intervieni, alto. Ok, lasciami, mi sono c***o, dammi di dritto. È già uscita. Ma non voglio tenere giusto, mi sono tenuto. Trascina là fuori. Tenga il cazzo. Andiamo a vedere i danni. Non passava. Aspetta, lui era quello che diceva non passava. Non io passava. Forse al millimetro, però facciamo un tentativo. Cos'è che dicevi il tipo lì, il fenomeno lì? Capelli verdi. Complimenti a tutti. Bravo. Non passava. Là, se adesso non te la gesti lui, tu, Fra, eri incastrato su quel muro là così. Cosa faccio? Non passa! Tirate indietro! Tra voi io che sono il più piccolo, Fra, io sono un verme e mi infilo dappertutto. Tu come co così. L'importante è che alla fine ci è passata, no? A posto, via, easy. Bello, un feedback dalla persona che ha fatto tutto? Ma è stato faticoso. Okay. È stato faticoso farli andare d'accordo. Esatto, vero. Tanto, ci siamo? Ascolta, siamo a letto. Ok, siamo a letto, Antonio. Vai, non rompere le palle. Devi rompere Sergente, poca memoria. Vai. Non rompere le palle, adesso è il momento del wrestling. Anto, non mi rompere le palle. Lasciami dormire che siamo stanchi. Pronti? No, non siamo pronti. WWE. Basta. Guarda se mi fai male. Aia che botta. Mi lasci stare, Antonio. Ma che wrestling, a me questo sembra altro. Basta, mi fai male. Ma sei un porco. Wrestling. Il cellulare così si rompe. Lasciami stare. Anto, si sfonda il letto. Anto. Arrivo, No, si sfonda il letto. Sto arrivando. No. Guarda che ti do una gamba tesa. Preparatevi, io arrivo duro. No, Anto. Pronto, vieni. Ci siamo. Esplode quello che era già esploso. Porca troia, sto animale. Aia. Oh, mollami. Basta, no, siamo stanchi. Anto, basta. No, si sfonda. Andiamo a dormire. Antonio. Andiamo a dormire tutti quanti. Buonanotte. Ma Ussa dov'è? Ussa? Beh, ragazzi, io dormo. Buonanotte, ci becchiamo. Buonanotte, ragazzi. Però non rompete. No. Basta. Io non ho fatto il video. Ragazzi, vediamo domani.
12 seconds later. L'ho preso, raga! Prendi il pirullo! Prendi il pirullo! L'ho preso da sotto, dai, mi giro un buco del c***o! L'ho agganciato! Oh, ci lasciate dormire! Buonanotte a tutti! Oh, fammelo a me, usa il coso, il piede. Sì, ha fatto tipo... Oh, staccata, mi sa! Sì, ha fatto tipo... Tonk. Dai, fatti lavi i piedi, che è brutto! Ma sì, dai, vai! Ma sei di un troll, ma neanche di tu! Dai, no! Fammi dare le unghie! Mamma mia, schifo! Che schifo! Guarda, ci sono fuori il terzo dito, eh! Oh, schifo, e cos'è che vuole? Pollicione, cioè, schifo. Alto, alto. È marcio. Rimane poverino chiuso fuori. Sì? Ando, dai, facci dormire, vai via. Volevi? Dai, oh, mi sfonda la porta conoscendolo. Apro. Sì, apri, apri. Permessi? Ecco. Dai, oh, metti permessi. Di qua. Dai, basta, ragazzi, bisogna dormire che domani dobbiamo finire il trasloco, Perciò, buonanotte a tutti, ragazzi. Buonanotte. Notte, Ussa. Notte, notte. Notte, basta, andiamo a dormire. Sì. Oggi ragazzi è un nuovo giorno, nuovamente qui in Stream House con il team ragazzi dei traslocatori number one. Come vedete raga, abbiamo preso tutto quello che è della Stream House, vedete quanta roba c'è. E tra l'altro sopra ci sono anche altri scatoloni, abbiamo anche altre librerie come quelle che le abbiamo tutte avvolte con i teli in modo da non graffiare niente quando appunto si va a smontare tutto quanto. E tutto questo ragazzi finirà dentro al furgone, perciò nel mentre che finiamo di mettere altri scatoloni qua, non appena sarà tutto quanto pronto cominceremo a caricare tutto dentro al furgone. Ed eccoci qua ragazzi, nel mentre abbiamo il mitico Antonio e Brasivo che stanno montando tutto quanto. Let's go, let's go, let's go. Alcune librerie sono già state messe, piano piano sta cominciando a uscire la roba con gli scatoloni. Guardate Antonio com'è bello fiero, mamma mia, let's go, vai. E dopo altre 3 ore di lavoro ragazzi, se non di più, no sinceramente sarebbero molte di più dall'ultima clip che avete visto, questa raga è la stanza dove appunto c'ero io nella Stream House. Ok, aspettate che vi faccio il grand'angolo in modo da farvi vedere. Ecco, la mia postazione stava esattamente qui, adesso è tutta completamente vuota. Sinceramente fa uno strano effetto, ok? Perché comunque sì, in questa casa abbiamo passato tanto, tanto, tanto tempo. Detto ciò, anche la tua stanza è vuota? Oh yes, ci siamo messo a mettere la roba di Antonio, capito? Antonio è sempre per l'ultimo. Se vi ricordate c'era appunto tutto il setup di USA e appunto tutto il setup non c'è più, stiamo aspettando Antonio che finisca. Manca solo le cose. Ci siamo e let's go, si parte. Vi ricordo, la Stream House è finita, sì, però potrebbe essere l'inizio di una nuova avventura. No spoiler. Notte con chi non ti chiede come sta. Eccolo il furgone. In questo momento ragazzi è notte, siamo finalmente arrivati a casa, abbiamo finito di scaricare tutto quanto, perciò adesso voi vedrete il furgone che è quasi mezzo vuoto. Eccolo qua, perché abbiamo già perché abbiamo già scaricato tutto quanto. Tutti i ragazzi sono provati, stanchi. Money ha perso la carta di credito. Usa è stanco, Brasio è stanco, siamo tutti stanchi. Ah, perciò ci vediamo tra poco, ragazzi, che dobbiamo ancora accompagnare Antonio a casa e andare a restituire il furgone. Guardalo qui, Anto, come se la dorme per terra. Com'è, Anto? Bella, Kevin! Yeah. Allora, come ce la... Thank you.
per essere venuti alla grande casa blu. Ciao! Oh! Quasi dimenticavo.